Una festa, quella legata al santo patrono biancavillese Placido, che unisce tutti i biancavillesi, superando ogni limite o confine geografico. Anche quest'anno una delegazione della città francese di Gap ha fatto tappa a Biancavilla e vi rimarrà sino a venerdì, in occasione dunque dei festeggiamenti patronali. Relazioni fra le due città che hanno preso spunto dalla massiccia presenza di immigrati biancavillesi nella località transalpina. Si tratta di circa 450 famiglie immigrate nei primi anni 50 a Gap. Una relazione che non si è dispersa, ma che ogni anno si rinnova nel nome di San Placido. Stamani la visita della delegazione a Palazzo di Città, dove in aula consiliare sono stati ricevuti dal primo cittadino Giuseppe Glorioso e dal presidente del Consiglio Vincenzo Cantarella. Tra i biancavillesi di Gap, Eugenio Origlio, da anni impegnati nella cura di queste relazioni con il loro paese d'origine. Attualmente in Francia, a Gap, siamo in circa 350. Tra nati e origini, non dimentichiamo questo. Quest'anno viene il prete Charles Trosch per la quinta volta a fare la processione, perché ci tiene molto a presentare le nostre tradizioni ai francesi, e noi lo accompagniamo con grande cuore. La sesta volta che venite qui a Biancavilla, anzi lei viene a Biancavilla ma accompagna un gruppo di francesi. Sì, di francesi delle mie parrocchie. È importante per noi di partecipare a questa festa di San Placido e della Madonna dell'Elemosina, e per pregare insieme, e per le francesi di trovare la cultura siciliana di Biancavilla, per vivere la prossimità tra le nostre due comunità, biancavillese a Gap e tutte le persone di Gap qua. Continuiamo in questa tradizione che ormai c'è con i biancavillesi che vivono a Gap. Erano tanti biancavillesi che nel corso degli anni 60 si sono trasferiti, ma adesso non vengono soltanto i biancavillesi ma vengono anche i francesi che risiedono a Gap. C'è questa bella delegazione, è anche un modo di scambio culturale, scambio commerciale, scambio tutto quello che vogliamo. È una cosa bella, che è una tradizione nostra e arricchisce sempre di più la nostra festa, che diventa, consentitemi, sempre più internazionale.